Allora, ad esempio, salto tutti quelli che sono i verifiche, perché chiaramente le vedremo con la prossima puntata. Mettiamo, per esempio, una delle cose a cui abbiamo accennato la settimana scorsa, un ingrandimento di un'immagine. Allora, a noi servirà innanzitutto una didascalia. Per esempio, osserva questa immagine. Poi ci sarà una descrizione. Tenete conto che tutti questi punti interrogativi vi possono dare un'indicazione di quello che c'è. Chiaramente voi potrete utilizzare un testo, inserire un testo perché magari chiedete al ragazzo di osservare l'immagine e di notare alcune cose oppure di prendere spunto da lì per fare determinate altre cose. Scegliamo un'immagine che sia un pochino... L'immagine potete dargli un nome, dopodiché potete decidere voi quanto vuole, quali sono le dimensioni con le quali volete che venga visualizzata. Qui normalmente vi dà le dimensioni reali dell'immagine, poi vi chiede l'allineamento. Vi chiede lo zoom iniziale, lo zoom massimo, mettiamo che il massimo sia 200, la dimensione della lente di ingrandimento, diciamo, ma diciamo medio, dopodiché lo salviamo. Ok? Ecco. Allora, la nostra lente poi ci permette di ingrandire fino a 2 volte tutti i particolari. Come stavamo dicendo la volta scorsa, è utilissimo per esempio per analizzare immagini. Immagini particolari come possono essere quelle di un quadro, quelle di un testo antico. Mettiamo che noi vogliamo praticamente far osservare un'immagine ai ragazzi nelle sue particolarità, quindi inseriremo un ingrandimento immagine. La didascalia è dell'immagine, poi il testo è praticamente quello che voi volete comunicare allo studente. Potrebbe essere un testo relativo all'immagine oppure qualcosa che poi darà luogo a un'esercitazione o a un compito. Dopodiché selezionate un'immagine dal vostro computer, vediamo se ne troviamo un'altra un poco più grande. Questo. No, è piccola. Ecco, vabbè, lasciamo questa, mi sa che sono tutte piccoline. Qui ci indichiamo che cos'è, chiaramente se era un quadro ci indicavamo l'autore, eccetera. Qui vi chiede come volete visualizzare l'immagine, se la volete più grande o più piccola. L'allineamento, provo a metterci corretto, lo zoom massimo al doppio, la dimensione della lente lasciamola pure media, tanto la possiamo modificare. Dopodiché salviamo. La fa salvare 2 volte, eccola qui. Allora, praticamente
osserva l'immagine, l'ha scritto sotto, come vedete. Qui c'è la dimensione della parte osservata e qui vi permette di vedere tutti i particolari della vostra immagine. Allora, vediamo un'altra pagina. Aggiungi pagina. Aggiungi pagina, rinomina. Scusate, facciamo una cosa. Mettiamo che io mi distragga e aggiunga la pagina qui. Questa pagina sezione che è entrata sotto, come albero sotto pagina iniziale, io la volevo a livello di argomento. Quindi basterà utilizzare queste frecce per spostare queste frecce angolari sopra o sotto di un livello la pagina che stiamo vedendo. Queste invece frecce semplici semplicemente sposteranno sopra o sotto la pagina che abbiamo. Per esempio, se io questa la voglio riportare allo stesso livello delle altre, utilizzerò questa freccia grande e lui me la riporta a posto. Poi se io questo lo volessi mettere sopra la pagina che abbiamo appena compilato con l'immagine, basterebbe spostarla. Stessa cosa per spostarla sotto. Come si salva e si cancella l'immagine? Riprendiamola. Allora, quando tu sei in questa posizione, cioè questo vale per tutti gli device, arrivati in fondo ad aver completato l'i device, voi vi trovate una V verde, un torno indietro, oppure una X rossa. Se tu devi cancellare l'i device, semplicemente clicchi il pulsantino con la X rossa. Se lo devi salvare, devi cliccare quella verde. Lui ti fa salvare due volte perché inizialmente ti salva l'immagine e al secondo passaggio ti salva questo, tutto il pacchetto. Ammettiamo di doverci inserire per esempio un filmato proveniente da YouTube. Allora, per YouTube voi avete che vi dà praticamente il codice da inserire direttamente YouTube. Lo inserirete con questo sistema, cioè testo libero, inserisce un filmato. Dopodiché vi chiede l'URL. Quindi noi dobbiamo prima procurarci l'indirizzo che vogliamo. In alcuni casi YouTube con questo sistema non funziona bene e vedremo che a quel punto lo piazzeremo come applet Java e lì funziona per forza. Cerchiamo Anitel che c'ha i filmati su YouTube. Ad esempio questo. Ok, quello che ci serve è il codice embed. Condividi, vi dice codice da incorporare sotto, a parte il link, codice da incorporare, voi copiatelo tutto, dopodiché chiudete questo, aprite qui, aprite HTML, e incollate il codice embed. Chiaramente dovremo aprire la finestra a misura giusta. Proviamo a salvare e vedere se ce lo carica. Perfetto. Se ci fossero stati problemi, prendo un'altra pagina vuota.
si poteva utilizzare l'applet Java e piazzare qua dentro il collegamento. Questo è meno delicato dell'altro link e quindi in questo caso, quando l'altro link dà problemi, questo funziona sempre. Noi non salviamo il filmato sul nostro computer, ma semplicemente facciamo un link a quel filmato, cioè lo inglobiamo dentro il nostro lavoro senza scaricarlo. Questo vuol dire che se questo collegamento viene mantenuto, cioè se il video viene mantenuto in rete, tu continuerai a vederlo. Se il video viene spostato o eliminato dalla rete, tu non lo vedi più. Però il prodotto finale che tu hai con Exe è molto più leggero perché è come se ci avessi messo solo un indirizzo anziché metterci il filmato. Quando tu vai a salvare, lui importa dentro la cartella anche il filmato, così come importerà tutte queste immagini che noi abbiamo caricato nella copertina. Qui il video no perché è un embed. Ammettiamo che dopo aver fatto tutte queste prove io abbia qualcosa in più. Voglio eliminare questa pagina. Basterà semplicemente dirgli elimina e scompare tutta quella pagina. La galleria di immagini prevede che voi abbiate una serie di immagini legate all'argomento che state presentando, mettiamo per esempio che stiamo presentando un argomento di geografia e vogliamo far vedere le immagini della zona di cui stiamo parlando, oppure un argomento di scienze o di botanica o di chimica, vogliamo far vedere delle cose legate all'argomento. Adesso prendiamo delle immagini. Mettiamo piante. Aspetta, com'erano? Spezie. Va. Aggiungiamo qualche immagine. Qui possiamo praticamente descrivere quello che è l'immagine. Nel caso siano quadri ci metteremo il titolo e l'autore, nel caso delle piante ci potremo mettere il nome comune e il nome scientifico. Qui ci possiamo allegare un testo relativo a questa immagine. Stessa cosa qui alla seconda e così via. Oppure possiamo semplicemente eliminarla premendo qui su questo cestino. Una volta che abbiamo finito, la salviamo e noi avremo la nostra galleria che possiamo, cliccando su una delle immagini, far scorrere